Buongiorno a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Ember the Gamer e questo è un nuovo episodio di Ark e continuiamo con l'addestinamento delle nostre bestiacce marittime che come vedete, infatti come vedete siamo tornati nella nostra base marittima, abbiamo le tartarughe, i coccodrilli, gli uccellacci là dentro, abbiamo un po' di bestie da far accoppiare anche oggi. Allora, direi che possiamo iniziare con... Grazie, chiuditi, ok? Con gli uccellacci, già che ci siamo. Quindi partiamo con i pelagornis e vediamo di fare un bel ovetto pure qui. Sì, siamo molto lontani da San Valentino ormai, ma non ci siamo voluti. Ah, che casino, scusa, volevo solo alzarti il livello. Abbi pazienza, anche a te, Lillo. Ah, che casino che fanno, però. E dicevo, sì, siamo molto lontani da San Valentino, però mi sembrava d'obbligo comunque proseguire con gli accoppiamenti delle bestie. Allora, non mi ricordo, si può anche il... sì, ok. Non ero sicura che l'ichthyornis, non mi ricordavo se si poteva mettere in accoppiamento e fare le ovette, e invece sì, si può. Qui come siamo? Sì, ci siamo, mi faccia vedere, ok. Ok, ed è anche abbastanza rapido il momento dell'accoppiamento, perfetto, perfetto. Ok, io mi sono accorta di non avere neanche un pochino di pesce o di carne o di niente nell'inventario e quindi Nemo, per fortuna, aiuta a rifornirci. No, meglio prevenire, non si sa mai, vorrei... Ah, luce, luce! Vorrei evitare di far morire qualche povero cucciolo innocente. Ok, ci siamo quasi, eccoli qua, eravamo qua in pole position, pronti, pronti. Mi fa prendere l'uovo, grazie, ok. Non riuscivo ad afferrarlo, povero Dweck che lo faccio inginocchiare sulla paglia che sarà sicuramente piena di cacca. Voi invece come siete? State amoreggiando? Sì, state amoreggiando e avete anche quasi finito di amoreggiare. Perfetto, ci mettiamo anche qua in pole position, pronti a prendere l'ovetto al volo. Aspetti però che le... No, 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 proprio ora è caduto l'ovetto. Ma dai, ma io volevo alzarle il livello, che non so se questo influisce sull'uovo, penso di sì. Sì, volevo prendere l'uovo, non volevo prendere l'uccellaccio, ma va bene, non importa, non importa. Com'è che lo tolgo ora? Non mi ricordo, troppo tempo che non lo uso. Aiuto, no, non smettila di tirare pugni, Jack, smettila. No, non così decisamente. Ti prego, possiamo togliercelo? Non mi ricordo come si fa! Come lo cavo? Togliti! No, sto premendo pulsanti a caso! No, non voglio demolire, no, Jack, non distruggere niente, per cortesia! Ce la faccia. Oh, finalmente, finalmente! Dopo 3 ore riesco a togliermi l'uccellaccio dalla spalla! No, 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 dove va? Uccellaccio, dove va? Uccellaccio? Torni qua, no, non cerchi di fuggire! Non cerchi di fuggire! Si riposita. No, no, adesso ho di nuovo il parto per riuscire a togliere. No! Ma perché? Cribbio i miei pulsanti. Oh, ok, stia lì, fermo, fermo. Non si muova, non si muova. Ok, perfetto. Le ovette sono ancora vive? Sì, sono vive. Ottimo. Vediamo di farle schiudere già qua. Si compenetrano col pavimento. No, però vedo che hanno troppo freddo. Hanno troppo freddo. Quindi mi sa che ce le portiamo dentro casetta. E le facciamo schiudere vicino al fuocherello. Ok, fuochi accesi. Vediamo di far partire le uova. Lanciamo le uova nel fuoco. No, non troppo vicino al fuoco. Non troppo vicino al fuoco. Le ho fatte scontrare. Mi sembrava di giocare a bowling con le uova. Ok, qua va bene. Sì, si stanno incubando. Ci mettono 10 minuti. Bene, bene. Ok, dai, non è neanche tantissimo. Allora, vediamo nel frattempo di far accoppiare le altre bestiacce. Coccodrilli, tartarughe, coccodrilli, tartarughe, tartarughe. Ok. Ero un po' indecisa da dove partire, ma direi che possiamo partire tranquillamente dalle nostre tartarughine. Che bellina, con quella tutta verde. Poi speriamo che ne nasca un'altra verdognola così, fosforescente. Cioè, un po' tipo la tartaruga con cose nucleari. Come si dice? Radioattiva. Non mi veniva il termine. La tartarughina da radioattiva. Perfetto, perfetto. Ciao, bella. No, vabbè, ma è bellissima. È bellissima. La adoro. Sono innamorata. Sono di parte. È vero perché il verde a me piace. Però è veramente, veramente bella. Già che ci siamo, mi sa che se riesco a trovare l'opzione, che non mi ricordo dove Cipa è, volevo provare a rinominare. Cioè, non provare, iniziare a rinominare le bestie. Dov'è l'opzione? Ah, grazie, grazie. Volevo rinominare le bestie. Allora, la signorina qua la chiamiamo Michelangela.
Ovviamente tutto in onore delle tartarughe ninja, ragazzi. No, ovviamente non poteva essere diversamente. Oh, l'ho detto così subito senza dirmi nulla. Ma davvero, me lo prendi, Jack? Me lo prendi, grazie. Ok. E invece il nostro signore radioattivo, però voglio rimanere in tema tartarughe ninja, lo chiamiamo Leonardo. No, aspetta, mi piace di più Raffaello. Sì, Raffaello mi piace decisamente di più, non so perché. Raffaello non mi suona bene, è armonico. Ah, ma l'ovetto di prima non era non era fecondato. Ok, stanno ancora accoppiando le bestie di là. Ok, qua invece sì, sta andando tutto bene, perfetto. No, credevo che l'ovetto di prima fosse già l'ovetto fecondato, invece no, infatti ci sono i cuoriccioni, stanno amoreggiando. Ok, c'è tempo. Aia, colpo in faccia dritto così, che male. Vediamo di prenderci anche un po' di baccucce, meno male che ce le siamo piantate a chi, così non devo tornare a terra. E così almeno non faccio morire manco la tartaruga appena si schiude, che ho troppa paura di far morire i cuccioli appena nascono. Ascolta, ma visto che ci siamo, io le faccio schiudere tutte insieme le ovette e vai che ci mettiamo in accoppiamento persino i croco qua. Dai, dai, mi piace la schiusa di gruppo, la schiusa in cricca, tutti insieme appassionatamente. Ci facciamo l'esercito di cuccioli, che carini. Ecco, alziamo i livelli pure a chi? Anche, no, lei no, signore, va bene, ok, scusi. Cioè, signora, speravo di poter alzare il livello pure a lei. Ovetto! Non me ne ero accorta che fosse già passato così tanto. Ho fatto super in fretta a mettere i croco in accoppiamento. Lanciamo anche l'uovo di tartaruga, quello fecondato, grazie. Ah, Jack, non ti arrabbiare. Aiuto, il povero Jack tira pugni all'aria. Sì, ha freddo, lei no, sta bene. Oh, guarda che carine che sono, una grande, una piccolina e una un po' media. Mi piacciono, sono adorabili. E nella fuga degli accoppiamenti io mi sto dimenticando una cosa fondamentale: togliere le bestie dalla modalità accoppiati. Ma porca miseria, poi mi ritrovo piena di cuccioli morti o di ovette da far schiudere in giro per la base. E anche no. Oddio, Jack, piano. Girati piano. Sto per vomitare sulla tastiera. Porca miseria, però, con calma. Grazie. Ok, anche il nostro ovetto di coccodrillo è pronto. Lo posizioniamo a chi? Oddio, non volevo lanciarlo così. Ma non si rompono ste uova a lanciarle in questo modo? No, ma guarda che belline. Le due gigantesche ai lati e le due piccole al centro. Io questi episodi pieni di pucciosità, non lo so, mamma mia, sono tutta in brodo di giuggiole. Ok, allora manca veramente poco alla schiusa. Mi sono allontanata un po' perché vorrei vedere i cuccioli che nascono senza tutte le scritte che compaiono subito. Vorrei vedere gli uccellini senza tutte quelle robe in mezzo. Praticamente non li vedrò perché saranno piccolini questi, molto. Eccolo! Eccolo, un cucciolo adorabile! Ecco subito le scritte. No, vabbè! Ma sono bellissimi! No, Lichtiarni, sei stupendo! Stupendo! Ma dove? Aspetta. No, Lichtiarni è un pulcino, è un pulcino minuscolo. Ma l'ovetto di tartaruga dove è finito? Ma si è schiusa, dov'è la tartaruga? Aspetta, fammi disabilitare tutto qua. Fermi tutti, fermi, ok. Dove? Tartaruga, no, dove? Ma perché io mi perdo i cuccioli? E l'altra volta il castoro, e adesso la tartaruga. Ma, no, vabbè. Vabbè, aspetta, fammi dare da mangiare alle bestie qua prima che ci muoiano male, che era proprio quello che volevo evitare. Quanto è puccioso Lichtiornis! Mio Dio, come li odio quando non sono addomesticati e non sono miei, ma quando sono cuccioli e sono miei sono meravigliosi, adorabili. Non riesco a staccare gli occhi di dosso. Mi seguite? Vabbè, no, state lì, li allontaniamo giusto un po' dal fuoco che non vorrei... Dove? Tartaruga! Tartaruga, lei dove mi è? Tartaruga! Aspetta che mi sorge un dubbio, ma non è che mi è compenetrata male con il pavimento e mi è finita sotto la casa? Cioè in acqua? No. Dovremmo essere nella zona giusta, ma non c'è. Tartaruga perché? No! No vabbè, sono una pessima allevatrice di bestie. Sono una pessima allevatrice, mi spariscono tutti così. Ok, allora intanto vediamo di far uscire gli uccellacci. Li facciamo entrare già nella voliera se riusciamo.
Pelagornis ce la fa. Mio Dio, quanto è lento. Lei piccolo. È piccolo, cucciolo e tenerissimo. Però porca miseria quanto è lento. Ce la fa a entrare dalla porta? No, no, di qua. No, Pelagornis di qua. Pelagornis di qua. No, non è difficile. È passato davanti all'ingresso. La prego, mi segua. Cucciolo di Pelagornis, piccolo rincoglionito, la prego, mi segua. No, se ne va per i cacchi suoi. No, vabbè, ma perché? Ma perché lei è così scemo, piccolo scemo? Va bene, allora, resta lì, non mi interessa. Ho dovuto accendere tre fuochi perché l'ovetto di coccodrillo aveva freddo e mi sono accorta che prima la tartaruga non era sparita, non si era schiusa. L'avevo rimessa nell'inventario. Sono una babbea. Sono un'incredibile babbea. Eccola! Piccola tartaruga pucciosissima. Sì, però c'è l'ovetto di... Mamma mia, che casino. C'era l'ovetto di croco che rompeva un po' le scatole. Piccola tartaruga verdissima. Sì, è uscita verdissima. Verdognola meravigliosamente verde. Che bello, come sono verdamente contenta. Ma che bello, ma che bello. Sì, peraltro vorrei... Sì, è vero. L'avevo rimessa nell'inventario. Però almeno significa che non l'ho persa. E questo sicuramente dà un valore aggiunto al mio no, volevo mettergli le bacche, non il pesce, Jack, ok, grazie. E questo sicuramente significa che in realtà sono un'ottima levatrice. Insomma, l'avevo solo riposta nell'inventario. Sono una pessima levatrice. Non è vero, sono una pessima levatrice. Ammettiamolo, faccio schifo. Pronti, ci siamo. Coccodrillo, eccolo qui. Ciao Pucciolo, com'è minuscolissimo. È minuscolissimo, è tenerissimo, è pucciosissimo. Buono lui, buono. Aspetta che... Ok, ecco, facciamo che mi segui e usciamo subito. Vieni subito fuori con me. Sì, perché vorrei evitare che... Aspetta, prima un po' di pappa. Di nuovo sempre per evitare che ci muoia malissimo. E amore, ciao, bello, ciao. Sì, sì, sono sempre queste scritte. Oh, bellino lui, bellino. No, vabbè, è troppo bellino. Allora, diciamo che lo facciamo uscire subito perché immagino sia una di quelle bestie che mi esce la velocità, mi cresce la velocità della luce. Ok, il Pelagornis è vivo, perfetto. E cresce la velocità della luce e ho paura che poi non riesco a tirarlo fuori dalla casa. Ma guardalo com'è anche veloce! Oh, lei già mi piace, mi sta simpatico, lei mi sta simpatico. Spegniamo tutti i fuochi anche perché si è rifatta mattina. No, spegniti, fuoco, vabbè, ascolta, resta acceso, non fa nulla. Tartaruga, lei mi segua pure a lei perché anche lei penso che poi non ci passi più dalle porte. E lo facciamo uscire subito. Sì, bella pucciola, tenera, tenera, pucciosa, bellissima e verdissima, bellissima. Allora, posizioniamo un attimo il delfino. No, troppo arriva, un pochino meno arriva. Così? Qua va, un po' troppo vicino alle mura però. Aspetta, tipo così, così mi piace, così va benissimo, perfetto. E vediamo di iniziare a far accoppiare appunto i nostri delfini e i nostri plesio. Oh mio Dio, il plesio! Non vedo l'ora di vedere il cucciolo di plesio. Perfetto, allora mettiamo i nostri delfini in fase di accoppiamento. Ce la facciamo, ce la facciamo, sì, perfetto. Accoppiatevi, amoreggiate, perfetto. Ok, ok, allora direi che possiamo passare a mettere in accoppiamento i nostri plesio. Non vedo l'ora, non vedo l'ora, è da un sacco di episodi che io non vedo l'ora di vedere un cucciolo di plesio. E sono emozionata, sono tanto emozionata. Signor plesio, lei mi venga qui. E cerchiamo di avvicinarci alla femminuccia, anche se, oddio, è un po' un casino. Oddio, lei mi va troppo veloce però, rallenti. Non riesco ad avvicinarmi di più, Dio, che manovre. Ma, signor Plesio, noi non possiamo girare intorno così, intorno alla femmina in questo modo. Vabbè, facciamo che il rituale di accoppiamento è questo. Facciamo che questo è il rituale di accoppiamento. Ma siamo vicini, non mi sembra che siamo vicini per nulla. Ok, perfetto, allora dopo vari giri tondo e altri rituali vari di accoppiamento siamo riusciti ad avvicinarci abbastanza. E dovremmo riuscire adesso a farli accoppiare. Sì, ce la fa, perfetto, ci arriva. È wireless, il nostro plesio si accoppia a una distanza incredibile. Fantastico. Allora, per praticità mi sono avvicinata il nostro delfino e il nostro plesio alla base. E piano piano stanno procedendo. A breve dovremo avere i nostri piccoli puccioli. Che tenerezza. Ok, allora manca veramente poco.
Mi sa che ci tuffiamo così almeno possiamo assistere al parto delle nostre bestie acquatiche. Perfetto, così lo prendiamo al volo, il piccucciolo di delfino. Lo prendiamo al volo. Non riesco a vedere però la barra. Non riesco a vedere quanto manca. Vabbè, dovremmo vedere all'improvviso spuntare il piccolo. È nato? Cucciolo? È nato? Dove? Dove è finito? Ma perché? No, ma... Ma è nato? Non l'ho visto, non è successo niente. Non ho visto succedere nulla. Ma com'è possibile? Dov'è il mio cucciolo? Dov'è il mio cucciolo di delfino? No, no, ho provato a spostare il delfino per vedere se era, se il cucciolo era rimasto da qualche parte. Dov'è il mio cucciolo di delfino? No! No, ma... No, dai, mi spunta fuori come il castoro poi, vero? Cioè, ad un certo punto tornerà. No, vabbè, quanto manca, Pleasure? Lei manca poco, però... No, signori delfini, mi dispiace, non so cosa sia successo. Ah, mi sto affogando Jack. Jack, non morire. Scusa, Jack, scusa. È che ci siamo persi un cucciolo, Jack. Jack, fa qualcosa. No, niente, non si trova, non c'è. Non riesco a trovare. Aspetta, che c'è il piccolo di Plesio. Aspetta, questo non perdiamocelo. Questo non volevo. No, dove va? Piccolo Plesio. Piccolo bellissimo cucciolo di Plesio. Venga qui. Oh, ciao cucciolo mio, tutto mio. Non ti vedo molto bene. Dannazione, è buio, non ti vedo molto bene. Che sfiga immane. Uffa, non te ne andare a zonzo, vieni con me. Mi segui? Aspetta, più vicino, così almeno non ti perdiamo. No, vabbè, ma io veramente non so come sia possibile. Perché no, Jack, scusa di nuovo, hai ragione, ti dovrei mettere le bombole. Jack, noi dovremmo mettere... Oh, cucciolo! No, vabbè, è adorabile. Noi ci dovremmo mettere le bombole comunque, Jack, decisamente. Ciao, piccolo, ciao. Non vedo una mazza, non vedo niente. Sì, e c'è anche fame. Jack lo stiamo torturando in questo episodio. Ok, allora, così finalmente riesco a vedere il piccolo di Plesio. Ed è bellissimo. È bellissimo, è mostruosamente bellissimo. C'ha quei dentini davanti, tutti affilati, tutti pronti a divorarti, a sbranarti tra mille sofferenze. Però è adorabile. Allora, come potete vedere, il nostro coccodrillo qua è cresciuto a livelli incredibili e noi non riusciamo a passare. A tal proposito, ho intenzione di andare a costruire una cosa che vi avete suggerito. Il crypod, non so se si dica così. Comunque dovrebbe essere una roba tipo sfera poké dei Pokémon che mi permette di mettere tutti i dinosauri, cioè tutti, uno alla volta, cioè uno per sfera, dentro appunto la sfera, per potermeli portare appresso e soprattutto per evitare che vengano mangiati o in questo caso per poterli spostare da davanti a una porta e farli magicamente ricomparire da un'altra parte dove non scassino le balle. Quindi, dove ce l'ho i materiali? C'ho tutto l'olio? Sì, mi manca qualcosa. Aspetta che ci ho scritto... Eccola, questa mi servivano i polimeri. Ci procuriamo tutto ciò che ci serve e vediamo di passare. Sì, perché... Vorrei farvi notare anche un'altra cosa. Anche se io cavalco la bestia, non riesco a spostarla. Non si muove. Cioè è tipo incastrata, è compenetrata. E ovviamente Jack compenetra col soffitto, non so perché. E noi siamo bloccati. Cioè non riusciamo. Ecco, ora ci siamo anche bloccati sopra. Ah no, meno male. E praticamente è bloccato lì. È lì che volteggia. È bloccato col pavimento. Non lo so cosa sia successo. Cacca, è successa cacca. Non so cosa sia successo, so che ho un coccodrillo volante davanti all'ingresso di casa che non mi fa passare. No, non c'è verso, non si muove di un millimetro, niente. Allora, per poterci craftare... guarda quanto metallo! Dicevo, per poterci craftare i nostri cryopod, le nostre sfere poké, dobbiamo andare dall'obelisco. E la mamma, quanti bronti ci sono? Ma sono un'infinità e c'è un raptor alfa. Cioè, oltre alla quantità industriale di brontosauri, laggiù c'è un raptor alfa livello... Non riesco a vederlo... 80! 80! Livello 80! Ma stiamo scherzando, non ci scendo ma manco per una cippa qua giù! No, ma... E vedo altra gente che corre, no! No, aspetta.
poggiamoci poco poco qui. Fammi dare un attimo un'occhiata alla zona perché... No, vabbè. No, vabbè, ma io qua non ci scendo, ma non ci penso nemmeno. E oltre al Raptor Alpha abbiamo anche due fantastici T-Rex, di cui uno tech. Livello 31. Che bellino! Ma che bello. Sì, però ce n'è anche un altro. Ma no! Ma quante bestie brutte che ci sono qui! È certo, è certo! No, vabbè, vabbè, qualcos'altro. No, 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 dai, no, non ci penso nemmeno a scendere qui. Allora, visto che per fortuna abbiamo delle opzioni, ho visto che si possono craftare le nostre sfere poké anche nei beacon. Sì, no, vabbè, guarda il casino che c'è laggiù! È un casino indicibile! C'è un botto di gente allucinante! Ok, direi quindi che sfruttiamo questa nostra opportunità e craftiamo la nostra sfera poké dentro i nostri coni che scendono dal cielo, sperando che le bestiacce non mi raggiungano fino a qui. Fammi vedere... No, qua c'è solo un diplodocco, però rompe le scatole, il diplodocco... vediamo... C'è un altro Raptor Alpha là sotto, non ti guardo neanche il livello, guarda. Non guardo neanche il livello, me ne vado a cercare un altro di cono, uno in una zona tranquilla. Ok, allora ho visto che il diplodocco si fa i fatti suoi. Le bestie laggiù, cattive, brutte e malefiche, se ne stanno laggiù. E io direi che ce la tentiamo e facciamo molto in fretta, per cortesia, che secondo me arrivano alla velocità della luce quelle merdone giganti. Facciamo che, eccolo, craftiamocelo subito. Sì, guarda che figata. Benissimo, perfetto, perfettissimo. Tutto mio, riprenditi tutto. Ok, perfetto, e scappiamo alla velocità della luce. Questo è un episodio puccioso, pieno di cose carine, tenere e deliziose. Non di bestie assassine, serial killer. Ma guarda il casino che c'è laggiù. No, vabbè. Un Quetzal. Dovremmo trovare prima o poi tempo e pazienza per prendere anche una femminuccia al nostro Quetzal di là, che peraltro chiamerò... un 77, però è maschio. Mi sa che mi serve una femminuccia, perché il nostro è un maschio di là. E tra l'altro tempo fa mi avete suggerito di chiamarlo Enterprise, e penso proprio che faremo così. Penso che lo chiameremo Enterprise. Mi piace tanto tanto come nome. Bene, allora direi di testare subito la sfera poké sul coccodrillo, che è in mezzo alle balle qua. Come... Vai sfera poké. Vai no, non funziona. Vai sfera, oh, vedo luci, vedo cose, succedono. No, succede qualcosa ma poi si blocca. Aspetta, sfera poké funziona. Ok? Sta succedendo qualcosa. Sta succedendo qualcosa di incredibile. Oh mio Dio, è scomparso. È scomparso e mi ha lasciato. Ah, ok, l'inventario non lo porta con sé. Va bene, non importa. No, vabbè, è una figata, è bellissimo. Ok, andiamo a posizionarlo a fianco agli altri. Totan, no, è bellissimo. Sono troppo contenta. È una figata pazzesca. Ciao Pucciolo, ti abbiamo spostato con una sfera poké, ma non sei contento? Sei stato il primo di un'intera generazione di dinosauri che verrà spostato tramite sfere poké. Sono... Sì, Jack, la smetti di fischiare, sto premendo tasti per sbaglio, sono tutta emozionata. No vabbè, sono molto molto contenta. Grazie per avermi suggerito questa cosa, ragazzi, perché è una figata pazzesca e decisamente la sfrutteremo tantissimo. Ok, perfetto, allora direi che possiamo terminare qua questo meraviglioso episodio fatto di accoppiamenti e di magia. E quindi niente, vi invito a mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, lasciarmi un bel commento e farmi sapere cosa ne pensate di questa magia delle sfere poké. Vi mando un bacione, un super abbraccio e noi ci rivediamo in un altro fantastico, meraviglioso episodio. Baci e abbracci a tutti, ciao ciao!